La mia e sul 3/4 posso fare un B&B benissimo. Non capisco se mi danno anche quella, ma questa è mia. Questa è mia, questa te la scordi. Cioè, rifaccio tutto questo partito. Questo qui lo faccio io. Tanto che non ci vuole niente. Fare l'intonaco, cosa c'è? Li metto io la scala. Poi mi faccio fare il progetto dal commerciale, dal coso. Mi cambio gli infissi. Cosa ci vuole? Ci vuole niente. Li prendo del riuso nei mercatini dell'usato. Li trovi degli infissi anche nei mercatini. Così c'è cioè, mercante per un giorno. Trovi della roba. Questa qui, guarda, li rifaccio l'intonaco. I coppi sono buoni. Copi, questi sono buoni, se me la danno tutta, quelli sono buoni. Questa, poi guarda le case in vendita, questa qui l'hanno venduta, fenomeni da barcone, questa l'hanno venduta. Bando assegnato. Questa qui che mi sembra in un centro abitato abbastanza, casa Luceoli, casa Lucchio. Casa Lucchioli e casa Lucchio, questa bando assegnato. Quindi mi rimane solo quella, mi devo dare da fare. Questa qui, bando scaduto, che non so che cavolo vuol dire bando scaduto. Bando scaduto, immobile assegnato. Questa non era male, perché questa è proprio indipendente, su due piani, però io cosa me ne frega, anche se è in un centro abitato, questa forse c'ha della terra attorno. Qua c'è la murata, bisogna andare a vedere, adesso prendo la macchina e vado a vedere. Questa qui era bella. Però mi va bene anche l'altra, tanto io la voglio in un centro abitato. Faccio come Pizzarotto l'ha presa vicino alla chiesa. È inutile andare nel casino, perché nel casino non ti viene nessuno. Anche se ti va imboscato, dopo ti arrivano i lupi, ti arrivano i cinghiali. No, deve essere vicino. Lì mi sono studiato la storia. Questo comune di Cantiano ha una storia di secoli. Faccio i complimenti al sindaco, all'amministrazione comunale, al comune di Cantiano, al comune di Pesaro, che è diciamo, la provincia. No? Pesaro è diocesi di Gubbio. Ma voi siete sotto Pesaro o sotto Gubbio? Comunque vi porterò migliaia di persone, perché Pandino è famoso in tutta Italia, è famoso la radio da Giuseppe Cruciani ed ha un sacco di milioni di follower, milioni di follower su YouTube, un canale TikTok che ha già decolla sopra il milione di visualizzazioni. Faccio 200 tap, farò 20 video al giorno con 200 tap. Sono 40.000 al mese, quindi sono sopra il mezzo milione di views. Poi non so fare i video, non so fare l'hosting, non so fare i bed and breakfast, non so dar da mangiare alla gente, non so ospitare le persone, non so educare il cane, non so educare la figlia, sono vediamo adesso fanno i conti. Io vado lì, apro un bed and breakfast, faccio una struttura ricettiva che diventerà la numero uno delle Marche. Vuoi vedere? Vado sul Touring Club Italiano, ti dico solo questa.